Ciao una capra che sempre, belava. dai, quale capra? Andiamo più a Paolo, su. Vediamo, sto tornando la capra, sì. Ma come stai a tornare? Ti vedo qua. Ah, culo, pensavo stessi dentro casa, leggevo, facevo un merda. È Ragnar. No, Ragnar non ci sta. Ah, eccolo dietro a me, spunato. Figurazione con gonnellina e cappello da pirata. Culo, bellissimo, bro. Io sto abbastanza tattico. Ma che non ho ancora trovato dei vestiti decenti. Ho trovato pure il ho comprato il silenziatore, quello fatto bene, guarda, non si sente prima no, stavo sparando. Non sente niente. Non si sente un cazzo. No, zero. Ma pure oggi pomeriggio mentre sparavi al bunker non sentiva niente. È sempre buio, sto gioco del cazzo qua. Sempre buio, no. Oh, la mattina entro con Paggio è buio. È arrivato quindi, solo dopo lavorare. Ma non turno? No, prego. Sì, sì, te lo do. Ce l'ho. L'ho dato anche a Pace, adesso ne ho trovato un altro e l'ho dato anche a te. Volo grandioso. L'eroe Faggio. Beh, dove cazzo andiamo senza visore qua, che è sempre notte per così. Sì, 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 su quello è vero. Voilà. Ma è l'ovvio. E tu lo toglio. Allora, qua c'è il mio loot, ragazzi. Era N per accenderlo, no? Sì, N. Sì, N. Mamma mia, mi ricordo ancora. Il neurone di Okane Immortale. L'ultimo rimasto. Il neurone immortale, a dire. È l'ultimo rimasto. Sì, se ti vuoi prendere sti cappelli che stanno qua. Pure i jeans, i tactical, rimettiamo i vestiti, vabbè. Pure quanto è ignorante il muro di mattoni, ragazzi, ignorantissimo. Penso il livello dopo è proprio definitivo. Tactical sono da buttare via, se li metto io a posto la corda. Vai, vai. Che cazzo. Prendi lei. Oh, Paolo, ma lo vuoi craftare un cazzo di lucchetto, che dici? Ah raga, voi non avete idea di quanta acqua entra in quel coso improvvisato che raccoglie la pioggia. Ci stanno 6 milioni di litri d'acqua dentro. Vero? Un lago, sì sì. Più che nel pozzo, immagino. Il pozzo non so com'è possibile, ma si è riempito tutto. Cioè, mo è pieno. Mo è pieno al, te lo dico, 84% qua. Sta pompando acqua come una merda questo pozzo. Ok, ho poggiato quasi tutto. Sì. Quello me la devo portare. Come sto messo idratazione male, quindi mi idrato. Ci vediamo giù alla barca. Yes. Oh, i soldi non te li portare. Quanto ci abbiamo, Faggio? 6k no, più o meno. 5k. Ok, 5k. Ma vediamo questa vendita quanto arriviamo. A vendere roba. Vuoi venire? Noi andiamo a prendere pure Paolo, lutiamo, facciamo. Il problema sono. Ah sì, abbiamo due moto, sì, esatto, fino a 4 persone in forza. Abbiamo le moto abbastanza? Sì, sì. Sì, sì, siamo 4 precisi. Redaglie. Cazzo di robottino di merda. Bello il muro con i mattoncini, ma che stile. Stiloso, eh. Me ne devo andare via di qua, me ne devo andare via di qua. Che è successo lì? Quella tua paranoia. Stanno gli zombie a crack. Andiamo, raga, la zattera sta, te lo ricordi dove stava? Cioè. Sì, più o meno me lo ricordo, ma sta giù quelle mani piene di dita dalla mia cazzo di zattera. In serio? Le mie mani piene di dita dalla zattera. Paro a vista se ti avvicini più di 5 metri, eh. Te lo dico. Con lo zoom. Hai sentito? Ti è passato vicinissimo, eh? Io non rischierei. Addio, pacia merda! Let's go, signori, let's go! Andiamo a recuperare quel buon Darkest di Rim. Come hai fatto Dark andare di là, te, scusa? Non sono mai tornato di qua. Il buco. Ah, sei rimasto di là ieri. A Yale. No, ieri no. A Yale, sì. Sono rimasto a Yale, ho preso una laurea in... Serio, ho preso una laurea al volo. Macroeconomia, sì. Volo. I graduated. Oh, manco in economia. Proprio in macroeconomia, specifico, manco in economia. Proprio un drago. Un drago, cazzo. Non stai scherzando. Un fucking dragone. Ma allora, oggi se state emozionati, ti ha un po' emozionato la lettura.
Di la verità. Quale lettura? Ho già letto ieri. Non vabbè, no, c'è oggi c'erano i testi. Ma come no? Ti erano i testi completi oggi c'erano. Ah, il del test, sì, beh, sì. Ma il test in realtà io lo voglio, voglio leggermi il fumetto. Bro, grazie. Ah, è vero, perché i no, restanti vabbè, 18 miliardi di persone, no. Noi non vogliamo. No, raga, per favore, potete mettere Pacio in... No. Dove deve stare? Facciamo un canale apposta, Pacio. È già abbastanza come spiegazione. Per favore, quando Pacio inizia a fare... A bordo, signori, a bordo. Un attimo, non ti muove. A bordo, non ti devi muovere, fai un delirio. Non lo ripeto più. Signori a bordo, la campanella sta suonando, la sentite che suona la campanella? No, non la sento la campanella che suona, se vuoi sapere la verità. Tu non sai qua come vai a passare più, lo stesso campanello. Qualcuno lo mette al canale di quelli che lo stanno sulla zattera, per favore. Bene, così non dovrei morire di freddo per strada. Addio, bacio. Andiamo. Oh là, là, no, fermo. Fermo. Fermo, no! No! No, la cassa, bro. La cassa, becca. Bro, la cassa! Sta in acqua la cassa. A posto, per cascato pure io. As usual. Sta incastrato. No, è Pacini, dovete aprire una polleria, dovete aprire voi. No, è Pacini, guarda. Ti ho detto aspetta tre volte, metto dentro la cosa, purtroppo. No, mi hai detto vai, sono partito, la vela si apre, non è che... Vai, tranquillo, sposta prima la cassa qua sopra, fermati. Non me la fa spostare. Per favore, non fatemi il Pacini, mi serve. Ok, l'ho spostata qua, calma. È responsabilità tua, Fagiolo, eh. Ma spostiamola qua. Se mi ce la fa come su Elden Ring, responsabilità tua. Dico boh Paolo, per favore, stiamo facendo un'operazione delicata. Porco Dio. E questo è un ritardato di merda. Porco Dio. Tutto questo perché non c'è spazio nella cosa. Qualcuno ha tolto lo spazio da là. Dio, porco. Bleeding. Ah, no, parole. Cane morto. Fai lo spazio bene nella cosa. Nella zattera. Vai. Ma purtroppo se tu non torni qualche metro indietro non potrà mai avvenire sta questa operazione. Posso andare in retromarcia, lo capisci, porco Dio? Allora devo prendere la roba e la mette da dentro. Purtroppo faccio con la barca lì. Incredibile, porco Dio. Segue il vento. E il vento nada más. Mo è delicatissimo il momento, un attimo. Ma è proprio delicato il momento. Dai, devi saltare qua sopra e mettere la roba dentro, su. Se non fai il tetraplegico per una volta, guarda. Per una volta nella tua vita magari riesci a non perdere la roba. Poi cioè, si lascia dare il tetraplegico. Andiamo. Oh no, però, no. Pirata dovrei darglielo a... Ma tu perché ti siedi là sopra? Solo per il gusto di provare a buggarti, invece che fai enter. Basta. Amo il rischio. Dai Faggio, dai, che il vento è pure in poppa. Ce la dovremmo fa. Il vento è in poppa quando lo dico io, hai capito? No, beh, c'hai ragione, non è proprio in poppa, esatto. Vattene robottino, a cazzo. Qualcuno spari a quel coso. Io non ho mai capito il senso di quel robottino, raga, me lo spiegate? Da lore. Secondo la lore, tu sei un prigioniero che viene mandato in quest'isola per prendere parte a uno show televisivo molto crudele e sadico. Ah, tipo il film dell'isola. Tipo il Truman Show. Esatto. Okay. Sì, un po' più tipo coso, cioè proprio quello sull'isola che si chiama, non mi ricordo, aspetta, Death Island. Hunger tipo. Game. No, lui dice più tipo Death Island. Ah. Quello con Jason Statham. Quello. Sì, quello dove c'è esatto, sì. Questo è proprio così, questo è proprio così, bro, come Death Island, esatto. E io non l'ho visto, lo devo vedere, bello. Bellissimo, sì. Bellissimo. Cioè, bellissimo film d'azione classico, già sono stato. Sì, insomma, però vabbè. Bellissimo ripetuto 4 volte e poi c'è cioè, bellissimo un parolone. Sì, un parolone, cioè... L'ha detto 4 volte fino a capito il valore della era un parolone, l'avevamo capito, perché 4 volte è bello spesso, Per lo stile di quei film lì, è bello. Esatto, no, è vero, c'ha ragione, è proprio così. Con lo stile di film un po' splatter così non è male, dai. No. Ma poi, vabbè, grazie che non è una signora. Prego, figurati.
oddio. Nel senso. Dai, però gli zombie, raga, cioè, perché non vengono da voi? Per dire. Zombie, zombie. Sì, per fare la stessa fine della cantante. Ma tu dove cazzo stai, va? Io sono in città che sto racimolando. Nella città di Z3. Cromosomi da per terra, che mi so caduto. Sì, sì, sì. Un vabbè, facci fare la traversata. Sì, sì, vai tranquillo. Iniziare a fare qualche pezzo di registrazione, puoi montare un video ignorante su questa cosa. Ma io basta che faccio registrazione con voi davanti, viene già un video ignorante, raga. Esatto, cioè, materiale questa... ce n'è, capito? Era quello che intendevo. Minchia, ah, okay. Cattivo, sì, vabbè. Questo posso fare. Cattivo! Era un complimento. Faccio un mic drop. Vuol dire che è divertente la situazione. Sto... Esatto. Vivente, oh. È quello il problema. Ho avuto a che fare con muri più simpatici di voi, comunque. Vabbè, la cosa che fa più ridere sono i ragazzi che litigano e si sparano e si ammazzano senza un valido motivo. Vabbè. Chi è che litigava? Quello devi chiedere a Fagiolo. Io. Fagiolo e Mattia. E quella è la cosa che fa più ridere di tutti. Ma il valido motivo è che sono degli idioti, considera, quindi è quello il motivo finale. Certo che è quello che fa ridere. Chi è l'idiota? Ah, perché il brutto di sto gioco, sai qual è? Che in tutti gli altri giochi... ci si ammazza. Raga, fermi un attimo. Ho trovato una base in C0. È bella grande, scrive questo. Ah, vediamo... brutto di sto gioco. Quando, ma quando muori, perdi punti. Raga. Sì, ah. A parte quella. La base. Quando muori, perdi punti, però li accumuli anche se vuoi. Quindi, cioè... Sì, sì, no, per carità. Però, tipo, farti sempre in arc. Fai i pomeriggi a spararti, a addormentarti, a metterti nelle gabbie. No? Senza, cioè, non è che non succede niente. Sì. Qua no, non puoi. Qua, ora che recuperi la vita dopo una fucilata, devi bestemmiare. Beh, è anche giusto, cioè, stiamo giocando. Ah no, è giusto, però mi capisci che non si può iniziare a spararci a vicenda. No, infatti no, sono proprio no. Vorrei anch'io tante volte, ogni tanto, fa partire un coltello e la pompa in faccia. Mattia è un coglione di merda che mi porta a fare sì, questo. Sì, no, lo so. Sì, anch'io quelli che gli dici una volta fermo, due volte guarda, fermo, la prima volta fermo. No, la prima volta l'ho ucciso a cazzotti, la seconda si è mista in punta con l'altro. Ah, due volte l'hai ucciso, Sì. Beh, sì. La seconda non volevo, No, non solo, mi taglia pure clemato le kill. Proprio a sfregio. La clemate mimo per cioppagli il corpo quelle. Bene. Quindi in points almeno sono rimasti in squadra. Ma cosa bella che non sta più giocando. Le api gaie, 23esimi. Se veramente riuscissimo a non morire... Lui è venuto, ragazzo, lì. Lui è venuto da me a prendermi a cazzotti senza alcun motivo. Poi ho detto smettila che stai zoppicando e muori. Ha continuato, gli tiro un cazzotto, muore, riviene incazzato nero con l'arco che lui mi tira. Lui ti ha fatto del male o no? Sì, lui mi ha preso a cazzotti a sfregio. Io c'avevo 30% di vita e zoppicavo. Oppure lui, ho detto fermati che muori. È venuto a menarmi e io gli ho tirato un cazzotto e è morto. È tornato incazzatissimo con sto cazzo di arco che mi mirava dovunque andavo. Poi a un certo punto sono entrato dentro lo stanzino, mi ha detto mo se esci dal latichillo. Come sono aperto la porta stava con l'arco puntato, no comment, con la freccia tirata, e io ho fatto il quick col cerchino e l'ho killato. Chiamavano Stoded. Ai, mi cago in... No, va bene, stia andando perfetto, è arrivato. Ridatelo, leva. Ti incastra. Devi stare zitto. Sono io quello che... come capitano Barba Nera. Pacio, tu, cioè, sei il mondo. Devi parlare. Capisci? Bene, questo bro, è il ruolo che ti è stato dato. Guarda qua che parcheggio per fieto. Ancora che parla questo. Angori che parla. Angori. Voilà. La dobbiamo riparare questa cazzo di chiodo. Ce la vogliamo tenere così, tutta bruta, tutta lurida. No, bella là, bella pulita. Ah, perché ha riparato pure la zattera. Attenzione. No, sono sceso proprio al faro. Qui a Polino. Proprio bello vicino al faro, veloce. Traversata poco turbolenta, col vento quasi sempre di traverso, ma in poppa.
Sarì un zombie però. Zombie sì, cavalli ora, Culo quanto mi ha fatto male. Zombie? Ma ha dato due mazzate, ma ha dato due ferite, 82% mi ha mandato. Ehi, purtroppo i cibaci. Dobbiamo occupare anche questo fare. Non è male. Ma in realtà l'abbiamo occupato. È che così è anche meglio, tra virgolette, perché la gente che arriva forse ci fa meno caso, gli passa. Abbiamo il garage con i lock qua, bro. Apri Ragnarok. Che roba? Acqua. Sì, mi sto andando un attimo, mi ripiglio dalle ferite di guerra. Scemo di guerra, scemo di guerra. Buono, questi mi servivano, i cazzo di stivali, godo. No. No, lo dico io, Paolo. Non tu. Grazie. Fall Cristo! Ah no. Hai una la guidi due, una Ragnar. Tu che quanto hai di abilità faccio? Oggi ho skillato da basic, da 0 a basic. E adesso c'ho? Guido a te dai, faccio 2 minuti. Di che cosa? E adesso c'ho l'un... di motorcycling, e adesso c'ho già l'11%, c'ho, sto nella via per... Vai, io chiudo tutta qua. Un paio di giri motorizzati. Quindi ci vediamo... Dov'è che sta Paolo? Io vado a prendere Paolo. Aspetta, vabbè, guarda. No, non parti, sto Paolo qui da io per andare insieme. Ah, ok. Non capisco, come c'è scritto... Mi confondo sempre con i nomi. Cambia sto nome lì. Non capivo chi era dei due. Sì, sì, ma l'ha messo proprio come un coglione. E poi quello è rimasto a giocare, purtroppo. Doveva giocare mezz'ora. Invece è rimasto quel personaggio. No, no, io volevo proprio che entrasse nella storia un PC che insultasse il tuo, è diverso. Va bene, ci sta. Fammi, dici la tua posizione adesso, per favore. La mia locazione attuale è Street 3 nella città e non più. Nessuno te l'ha chiesto però. In alto a sinistra proprio stai sullo sperone vicino alla stazione di polizia. E mo venga a pigliare, frate. Però prima passo dalla safe o prima devo pigliare anche te. Io tengo uno sacco di roba da vendere, frate. Lucky. Lucky. Unlucky. Lucky wise, I didn't find one. Però ho trovato il face roll face smasher. La tutta. Schiaffo del buco del chiuro. Poi? Smasher, hammer, slasher. Slasher. Sei arrivato a Francesco, facevo. Ma ti sei schiantato, Paci? No, zero, perché? L'ho visto delle scintille pazzesche e l'altro sei passato tu. Sì, perché è andata a vero, sì, se l'hai vista, perché hanno fatto così. Ok, ho fatto il 5 apposta. Sì, era questo. C'era un nuovo sistema di programmazione. Se ne ci sta l'esclusivo alla
Ah, pa, oggi con Danilo sul ponte al momento moriamo perché sul ponte la moto prende hit invisibili, eh. Se vai troppo veloce prende hit dal niente. Me l'ha fatto noi ieri. No, tu ieri sei andato proprio a schiantare contro il muro. Sei andato a sinistra e hai preso il muro. Però ti giuro, sono la clip, a noi passavamo in mezzo a tutto, bro. Io invece sì, ti giuro, bro. Invece mi davano, ci schiantavamo. Vabbè, raga, poi faccio vedere la clip dopo. Io ci credo. Cioè, ok, sono due zombie. Not in my name. Dai, che sono il 50% di vita. Statene lì, posto. Ma scusa, ma chiudi da una parte, stendi se sta personalizzando. No, perché devi morire? No, ma figurati se muoio qua. Deve solo far panica agli altri, poi dei suoi. Bravi, raga. Schiamazzi alla Mimmo. Bravo. I'm feeling slightly chilly. And I'm feeling good. Da-na. 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 Da-na-na-na-na. Ma crowbar. Rossi c'è, signori. Io sono arrivato davanti alla pista delle moto, voi? Dove sta scicando, signori? Lei è un po' dietro alla pista delle moto. Ma vieni a prendere. Ah, quindi vengo prima da te, non vai? Sei, va bene. Io a sto punto allora ci fermiamo un attimo qua e poi guidi tu, così acceleriamo. Sto mo per 3 minuti da sto da te. Provi. Bravo, scendo se c'è della moto, peggio. Guarda che dare dei termini di tempo. Te necessità, dai, che tontale. Fa, è una età molto precisa. Che dura utilizzi queste terminologie? Mm-hmm. Established time of arrival. Dovrebbe essere estimated time late save. Sei sicuro però? Sì, inizio a vedere il mio questo del libro bravi tutti, almeno io non dico specializer perché non so che si dica. Dopo vado a controllare. Andiamo a controllare. Estimated time electric, mi ricordo io. Questa zona è stata palesemente lootata, mio caro amico. Serio? Sì. Questo garage l'hai fatto? No, ho fatto lui. È stata palesemente lootata perché di solito ci trovo l'ira di Dio di tutte e non ci sta niente. Però. Tu sei passato da Dark magari? No. Ah. Signori. Allora abbiamo dei compagni, bacio. Che sono passati di qui. Andiamo. Paolo, io sto a giramo alla città, sto allora, salire verso su. Sì, era qua il link del lato. Dove stai? Time of arrival. Ah, ok. Stai. Infatti è la età delle cose, no? Età della pace, età della cosa. Ma mica ho detto di no, eh. No. Cioè, no, cioè, era abbastanza sicuro. Ah, per kit, però. È vero? È per kit. Abbiamo andato a tuo cazzo, stai, ma devo salire tutto in cima. Sti cose non ci hanno visto, ho trovato un pacco di cose sono tutti nella parte nord, qua, sulla stradina gialla proprio a nord della città. Non ci hanno visto perché non sapevano dove si muovono. Dove siamo adesso? No, però non preoccupavo. I garage l'hanno lootati, i dealer dentro non sapevano che si potessero aprire, secondo me. Un sacco di colpi. Che vuole un cocao?
Cocomerout. C'era un Cocomerus. Qua un Cocomerus fa. No, un Cocomerus l'avevo detto io. Ecco Claudio. Mancia? Ecco Claudio, serio. Claudio. Peggio ancora. Sì. Però andiamoci da qua, non mi piace che abbia mutato, sono quello di prima di noi. Ma dove cazzo stai? Oh. Andiamo, Polino. Ma palle. Cosa cazzo stai dicendo? Ora vamo, spero poi non ci tengo so un... Se so. Aspetta, a chi legamo? C'ho il martello, che devo fare con il martello? Lo vendiamo, bro. Lo tengo io, lo posso portare io. Lascialo. Andiamo. Ci vediamo gli altri nella safe zone e vediamo che fare, va. E guidami. Eppure chi mi odio. La safe zone è il cerchio verde, vabbè, vai. Intanto devi fare sta strada gialla fino al prossimo bivio e mettiamo benzina al benzinaio di sempre. Yeah. Quello che il benzinaio ci ha benedetto, chi ce l'ha messo? Sì, veramente. Non sia benedetto. Noi, ragazzi di Zeta 4, quindi che non sono così controllando moglie adesso, abbiamo 15. L'altra volta sono passati al benzinaio e ci hanno pure suonato col pick up. Non da destra. Sei da vada che bellissimo quel. Attenzione signore e signori, proprio lui Pino Avelli. Cuore a sinistra. Vai con Dios. Piotta ragazzo laggiù. Piotta sempre di più. Nel cielo tu piotterai. E te ne andrai. Umanità. Bamba! Come fa? Dai, faccio, certo, di sempre di appoggio. Sbagliato. Non c'è un zombie. Benzinaio? No, volevo dire se c'era un zombie. Ah, ok. Non ce n'è? No. La benzina sta pure piena, mi sembra. Top. Top da sciare. Cazzo di niente qui dentro, mica che ci sono trapassati a spira polveri, che c'è un po' di no, però sono $80 cash dentro la cassa, ci lasciano sempre. Bottiglia 10-10 di Vina Ger, buonissimo. È cool, very very cool. Boh, prova a vendergli sto martello. Ma lo da prendere, però aspetta. Welcome, welcome. Oggi è stato più qua. Welcome, da welcome. Welcome. Feel free to browse around. Traders found. No, ma devi girarti però, amico. Ah, sì, figa, sono... Poi devi andare a destra, eh. Ho detto che io sono come Zoro. Come Zoro? Come Zoro. Ah, avevo capito come Zoro. Destra, esatto. No, non avevo capito che era come Zoro. Bravo, Paolo. Zoru. Ah, costa 1100 il... Destra, la prossima back, stradina bianca sulla tua destra tra 3, 2, 1 adesso. 1100 così è quello con la skin camo un po' di più, non mi ricordo, dico 1300-1400 forse, non mi ricordo. Però approcciabile.
Ah, potevi prendere granate fumogene, cazzo, faccio. Oh, Pesciò, lo sai quanto ho fatto vendendo tutti i fishing net, eccetera? 2.926 dollari. Nice, fondo comunitario per la guerra della terza guerra mondiale. Assolutamente tutto andrà lì nel fottuto fondo comunitario della fottuta terza guerra mondiale. Serio, siamo tutti così? Sì. Me ne frega un cazzo, questi non si possono vendere li catto. Serio li catto. Oh, ma sto assault backpack è bellissimo, il comando ce la riporto. È bellissimo proprio. Bellissimo. Mi pare, non lo riporto. Okay, andiamo a vendere il martellone dal tizio, vediamo se compro un cazzo, non spendo soldini. Si tiene tutto da parte. C'è che sta arrivando? Vai, entra, entra. Ragnar e Faggio. Chi è che sta arrivando? Eccoci amici, oh! Schiaffatelo sotto. Mamma mia, l'ho schivato, lo sto per picciare. No, invece te lo devi proprio picciare. Hai visto come sono saltato? Welcome, welcome. Che ti posso vendere? Sono stato troppo bravo. Bravo. Questi scarponi te li vendo, innanzitutto. No. E non te posso vendere mica un cazzo, mo, io a te. Non c'ho niente, mica. Ti piace mia? Ma cos'è che... Marcel. Dimmi, Marcel. Ok, mi sono venduto tutto quello che mi potevo vendere. Ti sei venduto l'anima al diavolo? L'anima tutta, no. I vendor, c'ho 4k Faggio di roba tra mia e tua. Roba formata da te e da me. Cioè il carro è per chi? Bravo. Non ti dà niente, se lo vendi. Prendimi pa, prendimi qua un rail per metterci sto fucile di merda. No bro, perché il rail ce l'abbiamo in base, a sfregio. No no, sono finti quei rail lì, sono fasulli. Che vuol dire? Ma che si fa a vendere la roba, raga, che non capisco. Quelli sbagliati. Però si può fare anche i lunghi, cioè sai ci sono sia i corti che i lunghi, sì. Infatti hanno fatto quelli sbagliati. Beh, costano un fottio, No, vabbè, comunque io lo compro, no, no, serio? Se gli serve io lo compro, ma che scherzo, bro. Tanto. Basta che non lo possiamo craftare. Sicuro. Più di 1.800, sicuro. Vabbè, allora pisciato se costano tanto. No, 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 i rail, no, che rail ti serve? Ci sono solo in vendita. No, non ti preoccupare, papi. Prendi. Cos'è che ci serve, regà? Per la base, un po'. Ascoltate un po', dai. E toolbox. Dai, piglia. Chiappa due toolbox, per favore. Dai. Stanno 2000 l'uno, ma aspetta, no, le toolbox le facciamo con i chiodi. Esatto. Quante box? I chiodi ce l'abbiamo. Sì, raga, servono 10 di scatole. Ce l'abbiamo 10 scatole di box of nail. Ce ne abbiamo 4. 4-5. Okay, abbiamo fatto fare le favore. Ma si farmano? Perché dobbiamo comprare roba che si farma, porco dio? Perché tu la farmi. No Paolo, ti aspetti, ti calmi, li farmiamo, è inutile che spendiamo soldi per comprare roba che possiamo farmare. Ok, allora ragazzi, i soldi prendeteli e date fuoco perché tutto si può farmare in questo gioco, ascoltate Fagiolo. Sì, vabbè, tutto si può farmare, ma le box of nail le tengo io a comprare, ecco, porco. Allora, Dio. Che cosa compriamo, Fagiolo? Ho provate 4, solo stamattina, dimmi, Paolo. Dimmi che cosa compreresti con i soldi. Bro, innanzitutto la roba che ti aumenta niente. A te per farmare, okay. Tipo le hacking che te lo sei comprato. Siccome se dal momento niente, perché non hai la più pallida idea di quello che serve, io sì, facciamo come dico io e boom, basta. Se no, anche fra un mese come non avresti la pare, più pallida idea niente. Di che cosa comprare. Però comunque, i soldi non vabbè, allora, regà, tenetevi voi i vostri soldi. Tieni, nessuno, no, non comincia, calmati, tranquillo, rilassati, pa, rilassati. No, no, rilassati. È palese, calmatevi entrambi. Sa che cosa serve, 10, quello 10 che serve lock, porco dio, sono comprato. Dimmi che cosa serve. Farma quello che serve. Dimmi cosa serve. Non lo so, raga, è palese che voi abbiate più idea di quello che serve di me. Oddio, va, però, così no, ti prego. Piagnetaro, dai, scendi sotto con Mattia, dai. Va bene. Ti prego, va, almeno dimmi che costo lo piglia. Cioè, nel senso, seriamente. Boh, no, seriamente, non ne ho più parete idea di quello che serve. Crafting cioè, materials. Cioè, lo sapete meglio voi, quindi no, se allora, quello che c'è in base allora, è quello che calmi, manca. Calmi, zitti un attimo, sono tutte e due. Faccio, scusami, le box of nails. Cioè, a me non mi stai di calmo. Raga, le box of nails non costano... Sto spiegando... Niente, si possono comprare, costano 200 a box, ci stanno dentro 20 cose, può anche valerne la pena di comprarle, anzi. Finite di montare sì. Le mura della base, poi quando avrete finito. Bravo, di montare Paolo, le quando base, è finito di piangere puoi parlare serve. Con noi dopo, quando è finito di piangere parli con noi. Oh, ascolta, sto facendo un ragionamento sensato, puoi ascoltare oppure uscire dal canale, hai due possibilità. Possiamo ascoltare, rimani qua. Non stai facendo un ragionamento. Possiamo smettere di appiccicarci. Siccome faccio sto parlando tranquillamente, raga, cioè non sono in preda al testosterone.
ti sto dicendo, dal momento in cui riesci a completare i muri della base, vedi poi quello che serve da comprare con i soldi, no? Siccome avete, c'è già la roba in base, si va in base, si farma. Però calma, manca, siccome alcune cose tu giuste le hai dette. Calmo, te lo sto dicendo. Sì, però io sto dicendo, vabbè, il mio intercalare, calma, mettiamola così. Certo. Ci sono alcune cose che può convenire comprare se mancano, tipo le Box of Nails non costano 2000 CAD, costano $200, ce le possiamo permettere se ne mancano. Perfetto. Servono di sicuro senza che andiamo a vedere, lo dico. No, non so, e allora che devo comprare? Compro 5 scatole di Box of Nails per 1000, si può fare, serenamente, so 100 chiodi, se ci servono, ci servono le nails, cioè stop. Torneranno sempre buoni, perché poi craftiamo anche i miei toolbox, capito? Quindi alla fine non sono mai sprecati i chiodi, secondo me. Oh, perfetto. Questa è una le cosa trovi, potente. Però ci metti delle ore a trovare 5 scatole di ok, chiodi, esatto, me. Allora, scatole di chiodi, 5. E mi piace. Cioè, quella è una roba che serve a fare un sacco di roba, quindi... 5 di scatole di oli, va bene. Le scatole di boss so più, ce ne abbiamo di più? Mi pare di sì. Quelle mi sembra di sì. Ok. Allora a sto punto forse conviene comprarne... Fammi pensare, cos'è la roba che si usa di più in media e non si trova? Guarda, lui questo vende, se mi ascoltate un attimo, ossia, oltre che le cement bag, che però noi troviamo sull'isola e costano tantissimo, vende le gravel bag a 59, perfetto. Quindi secondo me io almeno... 2 gravel bag, me le riporterei a 100. Mi sembrano regalate. Ditemi voi. Quanto è lo sforzo per arrivare qua e comprare 2 gravel bag? Papo? 50 metri da quarry? Sopra? Via il modem, me l'hai riavviato il modem, lo va? Quelle si farmano bene, allora non ha senso comprarle. No, si farmano qua sopra più che altro. Bisogna comprare la roba che sbatta, capito? Sbatta a recuperarla. Che ne serve tanta, perché tipo i chiodi ne sono una quintale. Quanto costa una macchina, non te vede? Esatto, una macchina serve un investimento, a costare un pacco. Immagino. Dov'è che si compra la macchina? Al meccanico. Penso che sia sui 20k, sicuro. Vai al meccanico. Non ti vedo più nella mappa, scusa. So, what will it be? A me? No, a Dark. Sarà lontano. Raga, un secondo solo, scusate, sto al telefono papà. Guarda un attimo. A long story con the man. Che cazzo è sto meccanico che non lo trovo? You take a witch. Il meccanico è lì, patato. Dietro. Fatti due giri e lo troverai. So, what will it be? Hai... So, what will it be? No. Costa 25.000, dico una macchina. Sì, costa 25k. E li fai, metti da parte un po' di soldi e li fai. 25k. Forse quella... dividiamo in qualche squadra, si parte a cercarle... Io andrei, se volete andiamo alle paleoliche, dai. Sì, andiamo a fare le paleoliche, andiamo a vedere il video. Così o così. So, what will it be? Tra l'altro io ho trovato pure un toolbox, bello violento.
66. Ma il cibo overcotto si mangia lo mangia stesso? Mangia, certo. Ma vieni che c'ho un'anguria. No, no, ma c'ho un po' di grasso, un po' di carne. Però non capisco quando mangio mi è fuori scritto distaste funny. Perché stai mangiando roba scaduta. Ah, ok. Non è scaduta, è solo cotto. Troppo cotto. No, no, deve essere o spoiled o rotte. Come dice, comunque raga, cioè mangia senza senso la quantità. Cioè, sì. Non ha, purtroppo non ha senso. Cioè non è naturale come cosa. Non può mangiare così tanto. D'accordo. Che problemi hanno? Cioè. No, ma capisci, cioè, una persona, un cristiano può correre anche mezz'ora senza bisogno di mangiare. Ci mangiamo la merda, succede. Prima io e Faccio ci siamo fatti lo spiedino, me l'ho là da 5 bistecche e io sto ancora al 70% di cibo da oggi pomeriggio. Cioè. Serio? Sì. E se ci mangiamo solo le bistecche cotte e cucite al fuoco è normale che non si sazi. Sì. Io ho capito, però cioè, se mi mangio 6 bistecche dovrebbe comunque saziarmi. Ma di merda, non ti dà le giuste calorie e proteine che ti servono per avere energia al massimo. No, proprio lo stomaco si svuota troppo velocemente. Cioè, se mi mangiamo un tocco di pane, questo tocco di pane non è possibile che in 30 secondi non ci sia più. Si è già digerito, si è già stato assorbito. Ma no, quello sì. Però il problema è che proprio poi c'hai dei deficit calorici e proteici. Cioè, quello è il problema. Che poi non ti fa morire. Devi nutrirlo bene per quello. Ogni 10 metri che fai ti viene fatto. Secondo pa' ho fatto. E tranquillo, passo guardando. Vitamina D non ce l'ha, la E, la C. La C ce l'ha. Ma il cristiano qua non vende meds, pacchetti di... Vende tutto. Medical? No, solo isofritic alcol. Chi è che vende il resto del medical? Ah, non c'è ancora il resto. Non c'è ancora il medico. Chi è che c'ha il Hunter? To? Io. Ma c'ho finite munizioni già. Vabbè, ma io non me ne faccio niente. Non ci stanno quelle del coso, del car, fanno schifo proprio. Queste i 22 fanno merda, questi forse traccianti è meglio. Ma... Raga, eccomi. Cioè niente, a mio pare non riesce a riconnettere SkyQ al wifi. Va al modem e preme reset, raga. Here's what I've got. Io non, no, vi giuro, io vi giuro. Poverino, dai, cioè, che ne sa. No, no, però mi fa impazzire, cioè, non... Ce l'avete un C-Wing? Ah no, me lo posso fare? Che state a dire? Ce l'avete un trezzo? Quindi devo comprare altre cose oltre le Nails. Raga? Come patato? Serve altro oltre le Nails. No. Guarda il mirino quanto è figo con lo zoom. Se fai quella rotellina zoom. Sì, sì, me lo ricordo, ho già provato. Sì, sì, è buono. Dopo. Ma che mirino è quello? L'Hunter. Il mirino dell'Hunter è tosco. Va bene signori, stiamo andando alle quarry a ricampare un po' di roba. Go. Come? Andiamo. Non so mi ricordo dove sono, però. Thank you.
andare, Pacio? Quando va l'esame? No, a quanto pare la risposta. Ma che c'è dentro sta moto? No, no, ma stiamo andando in giro contrari che ripeto. Io ben basta, ce ne abbiamo 10. Ok, se dobbiamo ripartire non devo comprare più niente, per me ci possiamo sedere, cioè mi siedo in moto e qualcuno mi guida al volo. So finito di parlare a papà che ha tranciato i cavi. 40 km all'ora. Allora guido io. Guido io però non parlerò. Solamente. Uscire da qua, no? Dove è andato Pacio? Ha detto che non doveva vendere più niente. Lui e poi se n'è andato. Porco Dio, comunque, guarda, sta andando al vendor di armi, è incredibile. Oh, guarda, io odio tutto me stesso. Cos'è che vale di più da vendere, che ha senso vendere alla fine? Allora, fino a mo' hanno fatto un update, noi non lo sapevamo, i silenziatori dell'arco si vendevano a 1.600. Le armi in media, ecco. Dov'è che stanno le guerre poi lì che noi possiamo andare più veloci, eh? Sono davanti loro, va. Ecco, mi siamo riusciti a riattaccare tutto la NASA. Ma calma, pa, non c'è. Quindi solo Nates, mi confermi, solo Nates, ti porto così almeno 3k, da paura. Sì, andiamo a prendere i Grave, Gravestack. Ma i Grave però costano 50, ricompriamo, cioè non vale manco il viaggio. $50. Oh, no. Ne possiamo portare due tanto, cioè non è che abbiamo la macchina e disegniamo, lei ne carichiamo tanti. Ne possiamo portare due. Problema, non vale la pena il viaggio fino a là. Eh no, cioè quelli li compro davvero, cioè quelli mi impongo io a $50. Ma come due? Bro, nella moto ce ne entra uno e tu come peso ne puoi portare uno, non te ne fa portare di più nel backpack, capi? Vero? Certo, bro, c'è un limite di peso. Se vuoi due li compriamo. Comprarlo. Certo. Allora venite qua e li compro per tutti. Ce l'avete spazio uno a testa? Se venite ve li prendete a voi. Voi c'avete spazio nella moto? Lo so. No, c'è un carrevere, però me lo posso perché prendere. Poi rendetevi conto che quello che vale 500 spunna sull'isola e quello che sta alla QR di merda costa 50. Cioè, quindi proprio l'inutilità. Ah, quante ne compriamo? Beh, andando ne compro un paio. 4? Ok. Ognuno di noi penso ne può portare una, no? Non so se Ragnar può. Aspetta, io mi sa a me mi ce ne entrano due, mi sa, nello zaino. Sì, ma non di peso penso, non ne puoi portare. Mi sa di no, mo te lo dico. Perché 29. Brava, sì, ragazzi. Sì, c'entrano, bro, di peso. Sì. Due? Sì, c'entrano due. Ma di io peso. Non ce l'ho lo spazio. Io neanche, bro. Però uno a me, uno alla moto, uno a Ragnar, sono tre comunque. Sì. Prendete uno e datemelo. Ah, intanto uno eccolo, pettare lo sto mette, vai. Prendilo. Vabbè, tanto non vale un cazzo. Se se la rubano se ne vanno in un sacco di cemento. Bravo il coglione. Lì ce la faccio, dove faccia? Ok, metto l'altro. L'hai preso? Sì, uno. Ok, metto un altro per terra. Vai. Ne metto un altro per terra. Aspetta, forse ne pigo pure due, pure io, Se ne pigli due, broschi, sei GG! Sì, aspetta. Conte, mi puoi droppare roba perché io ho spazio, in teoria. No, devo solo fare spazio qua su. Lo carichi come i suini di Gravel. La nostra zattera non lo so, dovrebbe affondare per una legge basica. Passamene uno, va. E voilà. Dammene un altro e lo metto in Come dammene un altro? Abbiamo finiti. Cioè, ne possiamo comprare altri allora? Che figata. Allora, fermo. Sì. Un altro allora. Modo penso che ci entra. Quindi ne compro almeno altri due? Uno a me, intanto lo do in mente in modo. Gravel bag. Non pieno. Intanto ne compro Paolo, una a Paolo ci entra. Allora a posto, allora. Una a Paolo. Una in moto a noi. Aspetta, te la piglio.
Crafting posso materials. Accedere all'inventario di sta moto, scusa. Uno in moto a voi. Ci clicchi sopra. Uno in moto a voi. Oh, raga, abbiamo fatto la scorta. Non dico ci facciamo tutti i muri, ma quasi. Ho detto tanti utilizzi, Ok, e chi altro? Basta, finito così? Sì, quante cazzo no. No, perché ma ascoltami. Se qualcuno ha spazio per 4 box of nails. No, anzi, per 3 box of nails, io posso portarne un altro. Aspetta, forse io. 3 box of nails, bro. Io sì, io c'ho lo spazio. Ok, allora ti lascio le box of nails a terra, prendile, per favore. Pure io dovrei avere lo spazio. Prendile. E ne compro un altro, l'ultimo. La buy, crafting materiale. Ma ne stiamo a riportare una cifra, non serve manco andarlo a farmà, vedi? Allora, a qualcosa servono sti cazzo di soldi. Oh. 4. Quanti ne stiamo a riportare? Io 2 ce n'ho, poi voi? Siamo 3. Con Ragnar 4 se ne porta un altro in quindi sono 6 culo tanto il cemento si farma sotto casa si farma sono 420 che abbiamo speso ma è buono 420, per 420 è buono questi è un culo almeno di non arrivare fino alla raga sotto, parto vai parto e vogliamo vedere le windmill set a 1. No, ma ci siamo passati prima, siamo passati noi. Ah, però è resettato alle 10. Vabbè, che siamo carichi di sta roba, capisci? 30 minuti e culo, però vabbè, andiamo. Vabbè, allora, andiamo in fase, vai. Sì, vabbè. Siamo carichi come le uova, cioè. Non di niente. Se uno ci killa, manco sa come lutarci per quanta roba è. Veramente. Ci mancava poi serve di buttare al volo la benzina qua sotto poi niente bisogna farmare craftare ora con le box of nail bisogna craftare i io ne ho presi 4 stamattina ho 150 utilizzi. E ma mo io sto riportando non so se fagiolo ha venduto pure qua ma io sto riportando altra roba altri soldi cioè noi c'è quanto ci stava 5k in base e arriviamo quasi a 8k, 9k. Dai, mo accumuliamoli e quando sarà compriamo una macchina. Ma sì, a voi. Bro, la macchina lo so quanto costa e secondo me ne costa e troppo di più di 10k. Costa 22k. Serio? Il pick up? Sì, solo che bisogna. Io non la comprerei, però palese che c'è una carenza di automobili in questo server. Sì, è proprio palese. E manco sull'isola mai suonata sta barca in solo che si crea un problema grosso. Il problema qual è? Che se noi compriamo la macchina poi dobbiamo chiudere il faro. Perché? Perché non c'entrano poi tutti i mezzi dentro al garage. No, il cazzo chiudiamo la macchina nel garage. Facciamo un quadratino. Vai la calata, a noi non ci serve di niente. Ma come non ci serve? Mettilo il pieno, bro. È piena, eh. Ah, ok. Andiamo qua, andiamo. Proprio lo scudo da qua, sfregio che iper looted. Ragnar è l'altro lato, Ragnar. Ah, iper looted. Vai. C'ha la madonna. Beh, però è stato pure educato, considera, per i suoi metodi. Cioè, ha solo alzato il tono. Tre volte, solo che tu stavi a parlare e quindi lui non mi ha sentito. Quindi è salvato la faccina. Ci può stare, ma questo lo può accettare. Senza problema. Pure io sto skilla troppo, fino a 65 all'ora, ma vado. 310 fame point fatti di questo. No vabbè, ho killato pure la gente un po'. Destra strettissima. E volevo sfrecciare su una motocicletta. Col vento in faccia e coi soldi in tasca. A 64 all'ora mi sono accorto che non riesco a raggiungere Ragnar e facciare un merda.
Beh, oggettivamente sta moto nella realtà avrebbe un carico di peso che non le consentirebbe neanche di stare sopra. Ci vorrebbero gli ammortizzatori rinforzati, vabbè. Toccherebbe la carena sulla ruota. Col vento in faccia. Quella è la nostra isola. Casa, oramai è quasi casa proprio, cioè. Home. Quando torno con quella zatterina mi emoziono. Need to defecate, sappiate. Oh, ma che è? Un fucile per strada. Ma è buggato. È di faggio, roba di faggio. Una roba di faggio, è buggato. No, sono uscito. Ah sì, è buggato. Vieni. Come è roba di faggio? Che cosa è roba di faggio? Praticamente ci stavano i due fucili sospesi per aria. Ho riconosciuto il tuo fucile con mimetica, mirina, eccetera. Buonasera signori, buonasera in live. Stiamo per tornare sulla cazzo dell'isola. E farà pure giorno adesso, no? Il cazzo. Ma si spera, sempre notte su sto qualcuno. Qualcuno che vede che ora è? No, io sto guidando, non posso. Tanto ma lo vedo all'orologio, ma arriviamo. Però sì, dovrebbe essere cazzo notte fottuta, cioè. Almeno ora non chiedo più slittare male. Meno male. Ma che velocità massima c'hai tu, Ragnar? In moto. Quanto? 96. Culo. Ma c'hai Advanced? Che c'hai? No, un po' di più di medium. Non so, voi ci credete che io da qua vedo tutto la nostra base. Bro, grazie, sai pure dove cazzo guarda nel che pixel guarda, cioè. Ma vedi sì la nostra base. Abbiamo messo la terza, vai, notato? Un lusso, non ti abituare. No, da 5 stiamo con la terza. Sì, ma poi c'è in questo gioco i rapporti proprio lasciamo perdere. Non funzionano le marce, non ha un senso, signori followers. I nostri 3 spectator devono sapere che veramente non ha un cazzo di senso, non funziona. Zero, totale, proprio. Cioè, non è... l'hanno scritto... Guarda i nostri blueprint. Cioè, proprio il codice messo, hanno dato due cazzotti sulla tastiera. Fermo. Si vede la nostra base da qua, oh, regà. Però, ma che si vede la nostra base, bro? Perché ci guardi, Dio buono, ancora? Dalla terraferma si vede la nostra base. Ma perché ci guardi? È incredibile. Cioè, ma passi in moto si vede la nostra base. Sì, ma è super mimetizzata, in realtà. Che cazzo, si vede da qua, porco. Vedo passando da qua. Ti ripeto, perché sai esattamente il punto dove devi guardare di notte, cioè. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo, per adesso non si attacca. Che altro i sacchi a vabbè, facciamo. Ovviamente ci hanno già attaccato, bacio. Vabbè, però quelli erano due, cioè, se mi attaccano con gli archi e le frecce, letteralmente, esco fuori come Indiana Jones, la scena col tizio con le spade, che gli spara in testa col revolver e rientra. Che dobbiamo fare? Che corsa naturale degli orini. Luce vent fa lumu, luce vent fa lumu, luce vent fa lumu, luce vent fa lumu. Porto 600 kg di cristiano sono, guarda. Due sacchi dentro lo zaino, uno a spalla. Sì. Penso che quando arriverai là starai spisciando il sudore dei capezzoli proprio, tipo latte. Che schifo, guarda, sto gioco è
alcune cose ancora sbilanciate, per alcune cose è uno dei giochi più belli che esiste al mondo. Ma ci si vede? Senza il visore? Allora guarda, comprai sacchi di cemento più o meno sì. Sulla terraferma per riportare lo stupismo. Sì, si vede tutto, non si vedono giusto i nemici random destra e sinistra, però. Però sì. Raga, quanto è bello andare sulla terraferma per comprare sacchetti di cemento per riportarli alla base per fare un po' di cemento, è bellissimo. Ti piace, di la verità. Non ce la fa più le regia, ce la devo mangiare attivo il sacco, se non lo salone. Gravel bed. Il cibo guarda ancora 82%. Ma te l'ho detto che se ti mangi atti quello non ti fidi mai, mortacci. Lo skiver with meat. Oh, ma che stai a dire? Ma da quando è che parte così? La prima la mette sempre a sfregio. Però ma è partito a 60 all'ora, ma cioè. Siamo pazzi. Non stavo vicino sta botta. Oh, sta toolbox qua, prendetelo. Vuoi farla schizzarla? Vuoi farla innamorarla? Prendo io il toolbox. Serio là sotto, porco dio. Io prendo la farina e l'uomo focaccina che vive appunto nella suddetta farina. Però beh, il fire repair kit non serve. No, serve pace la trena. Ok, andiamo. Culo, non mi si muove il PG, raga. Non corre. Ho due gravel back dietro. Back dietro. Gli abbiamo scoperto che questo gioco dà un valore bassissimo al calcestruzzo e un valore altissimo al cemento. Quindi noi il cemento ce lo possiamo farmare sull'isola quando non ci servirà di più e vendercelo come i muli. 500 a sacchetto, tanta lana. Gravel, penso che gravel sia la ghiaia. Ghiaia, sì, vabbè, il coso, insomma. E l'altro dovrebbe cemento, essere... c'è proprio scritto cemento sopra. Cemento. Sì, sì. Cementifera. Omo, dovresti fare per favore il blueprint dell'upgrade a un paio di cose là, così almeno sì, prima che fa giorno. I primi, cioè. Finiamo i primi. Ma perché? Ah, perché tu devi farli tutti i due livelli? No, facciamo prima il livello questo qua e poi facciamo quello dopo. Per forza. Non mi si muove più il PG, raga. Muovo a un chilometro orario. Finita la benzina. Oh, raga, mettete bene la roba, sennò ci sta. No, lo so, aspetta, l'ho solo un saccato dentro io, Mettetemela bene, io poi devo togliermi tutto. Allora, io la mia roba me la metto tutta là sotto all'angolo a destra. Vediamo un po' il carico. 68 kg, nuovo record di pace. Bellissimo. Ora lo zaino mio, dove è andato? Io non. Ma dove l'avete messo? L'avete spostato fuori, raga? Non l'ho toccato. Io no, manco vedo l'inventario. Zaino, cosato. Cioè, dosso il zaino. Sei equippato. No, non sei equippato, Tony. La droga. Sì, vabbè, la droga. Questo sì, gioco sì. Invece funziona bene. Quello no, quello mai. Non mi permetterei mai di dire quotale. Ci ha bruciato lo zaino, non hai visto? Sto verme. È così. È pieno di zaini. A posto. Siete pronti? Ne vogliamo andare? Io sì, un attimo solo. Devo un attimo solo, ho chiesto. Sì. Ecco. Ora mi premerò enter. Però, no, vabbè. No, vedi vabbè, perché per quello lo dico. Premerò enter al che. No, però, no, aiuto. Mi dichiarerò pronto a partire. Mettiamola così. Cioè, però non è possibile, raga, che io mi alzo. Non è possibile, è una certezza. È come che il sole sorge domani mattina. E poi non hai poggiato tutta la roba. Cioè, tu devi giocare a sto gioco con questa certezza. Che torna piano piano dalle viscere della terra. Ah, non ha appoggiato niente Paolo, bravo, bravo. No, non c'è, ho appoggiato lo zaino ma non c'è più spazio, raga, che mi appoggio, cazzo mi appoggio. Alta, saltaci sopra. Scusate, no, ma non c'entrano le graver dentro agli zaini che avete messo, perché il mio è pieno di graver, ovviamente. È vero. Madonna mia. Maronna Rucar. Cioè, avete tolto le graver. Maronna Rucar, man. Vai, schiaffaci quello che ci devi schiaffare, zitti tutte e due.
Però fagiolo che accusava di aver rubato lo zaino come avercelo chippato è No, non è tipo. derubato, è che se era disequippato c'avevo paura che era cascato nell'acqua. Nell'acqua. È tipo mio nonno quando dice: dove stanno gli occhiali? Non trovo gli occhiali. Nonno, li porti appesi al collo. Siamo tutti dentro? Nostromo Speriamo che tu no. le ha Sento, consentito. sta contro di noi, quindi non capisco come No, torneremo a casa, non torniamo sinceramente. a casa così, semplicemente. Guarda, vedi, cioè, ci continua a spingere Invece il verso. Nostromo prova una rotazione. Butta tutto a Rotta quella. sinistra. Ma com'è a Zitto, non ci sinistra riesco se il a uscire. vento va verso destra? Si muove, Non diciamo si che intanto si capisce. muove. Non si capisce un cazzo. Dove sta puntando il vento? A A sinistra? sinistra, Guarda, ora metto il night va vision. da destra a sinistra il Il vento. vento ce Sì, l'abbiamo ok. proprio che sbatte da sinistra verso destra, così, di traverso. No, da destra verso sinistra, via. Scusa, da destra verso Ah, sì. sinistra la mia dislessia pura, bravo. Ad ogni modo, sì. Proviamo. Dio porco. Mo lo squalo si Qualcuno affaccia. ci vede, può spararci con il cecchino? No. Lui l'ha fatto un suono, sembrava Bart nel meme quello quando mette tutti i megafoni vicini. È vero? Rimbombato tantissimo. Comunque piotta sta cazzo di zattera No, ultimamente, è non lo che ti so ripeto che perché, secondo me mai l'ho ti sei fatto. imparato magicamente a guidarla bene. C'è una sintonia con la zattera oramai assurda. Capitano. Achievement sbloccato, first mate. Ma veramente fai? Cazzo, 50 km? Ah, sì, sarà tipo percorre 50 km, roba simile. Guarda come se lavava la nostra barchetta. Finché la barca va, lasciala Lasciala andare. andare, finché la barca va. Tu non remare. Devo defecare finché la barca va. Lasciala andare, quando l'amore viene il Quindi campanello questo gioco ci ha suonerà. detto noi Sai che tu defecate veramente però, porco possiamo fare Dio. 10 metri di strada, andarci a comprare il cemento invece andare a quella quarry di merda. Quarry del cazzo. Ragnar che si è seduto dentro è una rarità, di solito sta seduto sullo sgabbiozzo. Proprio una Posso novità. mangiare? Ho visto voi, continuavo ad accascare l'acqua, ho detto, ma sai Oh, non ho ancora pagato lì. Provo anche la pizza in forno, ho detto male lì. Ma quindi, ripeto, secondo voi con la barca ci vogliamo provare ogni tanto o non ci proviamo più, cioè No, non lo no, siamo più. non Ah, l'hanno non lo siamo scritto, più. non l'hanno aggiornato. Va Mentre bene. vai si ribalta e vai a fondo, cosa che succede? No, peggio, ti dà pure nitto oltre al ribalta, cioè si ribalta, ti toglie l'80% di vita e ti lascia allo squalo. Tutto bello insanguinato, così lo squalo può ben capire dove sei. Mi Ebbene, sì. Io si è rotto l'ennesimo accendino sotto non ci credo che alla le fine abbiamo il vento così di traverso che stiamo andando alla spiaggia giusta, cioè quella proprio sotto a casa. Guarda, valli. Mannaggia, va. addirittura io il vento che non si spiega com'è possibile che ancora soffia. La vela, Non cioè. può girare cazzo dietro di noi, no? Sto vento di merda. Ma anche così stiamo, devo dire, piottando, va bene, finché non ci ferma e ci punta contro. Oggi e Faggio arriviamo dopo un pomeriggio di looting, dopo 3 ore di Quello looting. dell'ultima. Arriviamo con la zattera, raga, ve lo giuro, cioè a 4-5 metri, proprio all'acqua, quasi all'acqua bassa che si poteva toccare, gira il vento completamente e ci spinge dall'altro lato. Ci spinge indietro. Al che mi sono infilato la pistola, il mio VG, e volevo che Faggio fatto, no, Pacio, che fai? No, no. E mi ha convinto, non sparando. No,
si è capito che era una stronzata proprio da questo. Cioè, sì. No, 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 sì, sì, avrei mai convinto, hanno sparato. Faggio avrebbe dato il colpo di grazia, proprio subito. Faggio, oh raga, sono... Io ti avrei sparato io per non costringerti a fare un gesto così atroce, ti avrei sparato in testa io per... No, ma Faggio dici, guarda, raga, c'ho un injury C1, Faggio, è troppo tardi, dobbiamo abbatterlo. Injury C1, mi dispiace, recuperabile. Yeah, oggi c'è la futta Brasion, io... Serio, gli hai sparato, ci rallentava. Sì, sì. Ah, sì. Oggi, pa, l'ho curato, dopo gli è esploso in faccia un esplosivo. Proprio in faccia gli è esploso. Il primo esplosivo. Sì, ah, il primo l'ha headshottato, è cascato per terra e non è esploso. Quindi si poteva disinnescare. Il secondo gli è andato in faccia, lui, vabbè, l'ha ucciso, però è esploso a sfregio, è rimasto col 6% di vita, tipo. Io l'ho incominciato a bendare, cioè proprio gli facevo il trattamento io. Cioè la doppia ferita da morte, quelle col teschio sopra. Siamo riusciti a farlo sopravvivere, cazzo. Trattamenti medici a go-go. Sta andando veramente bene Fagiolo in direzione, signori. Finché la barca va, tu non sei mare. Gira a bordo! Finché la barca va, una barca piena di cemento. Ma ha girato la il vento o no? No, per un sì, cazzo. Sì. No, no. Sì, un pochino sì, ma sta a soffiarci preciso proprio alla vela. Infatti gira come verso la girando? Spiaggia, verso sinistra. Infatti si riesce a girare fino alla spiaggia. Rimetto un po' la vela così. Sì, anche muova verso destra, guarda un po'. È vero, sì. Quindi giro ancora un po' così. Andiamo proprio alla spiaggia. Che poi però la zattera non fa casino, cioè quindi ti devono sta spottare l'acqua, cioè... ma non è così difficile. No, no, voglio, io lo facevo. Se ti vedono sei un bersaglio. No, no. Non ti vedi, eh? In mezzo al mare non si vede la zattera quando arriva, raga. Non si vede un cazzo proprio, zero. Almeno che non stai col binocolo, col sensore, cioè col visore. Non si vede, eh. Serve il sensore da zattera. Zattera con quattro persone sopra, il sogno di ogni cecchino sulla costa. Sì, sì, è il sogno, bro. Il sogno della vita. Ti accorre in cerchio la zattera. No, no, proprio ti siedi, prendi il treppiedi, monti il treppiedi, monti. Apri la sedia quella da campeggio, ti metti la bevanda vicino, proprio tutto. Pulisci il fucile, dopodiché punti. Con calma. Quando muore il primo, gli altri cominciano a correre in tondo sulla zattera. Esatto. E la diventa divertente anche per te. Esatto, sì. Il traghetto da Siracusa a Borreone sta arrivando e sta approdando. Questo è stato bello, sì. Beh, va bene qua, dai, è un parcheggio perfetto quasi. Ancora Pacebo. Buttala ancora Pacebo. Ah, angri sempre, angri sei. Però mi dice Lanchor, quindi non so. Serio, Ananchor ti dice? Lanchor. Ma sei sicuro? C'è Andrea, raga. Andrea? Ma come c'è Andrea? Ma che cazzo dite? Tossici. Guarda. Con i tuoi occhi. Ah, vabbè, questa è la fase quella in cui Andrea rientra su Scum, ma non su Discord, perché sta solo esclusivamente in base a mettere a posto le cose per rilassarsi, capito? Oh, una sandbag ti serve, pa? Potrei averne bisogno. Io ero, non so dove la mi... Poi qua vedrò, vibratore anale 3000, questo è per Danilo, aspetta. Andiamo. Fondina, pace, pigliami per favore. Non posso. Serio? Non posso, giuro. La fondina non si può mettere in mano e c'ho già la fondina mia con la pistola. Mi devo tornare a piamme ancora il padre. Ehi, sì. Quando sta? Sopra i letti, Mimmo. O sul tetto? Forse sul tetto, boh.
secondo me è appena loggato, ha detto che andava da pastrami. Ma come lo scopriremo? Starà FK sicuramente. Sta sopra il tetto, sta. Non si vede più un cazzo in basso. Tutto finito. No, e invece no. Il visore? E invece no, perché Pacio c'ha la soluzione stavolta. Mi sono rotto il cazzo che succede quello. Avevo portato pure una... Guarda. Lumos Maxima. Sabbia qua, stoccaggio. Ma stanno mettendo un po' a cazzo. No, questa è la roba mia di oggi, il loot, perché non ci stava più spazio, quindi ho dovuto metterlo qua. Bro, se non crafti lockpick non ci abbiamo più spazio. Esatto, se non crafti lockpick non ci abbiamo più spazio. Per favore. Come se non crafti lockpick? Guarda, ci sono almeno 5-6 lock d'oro da craftare. Dove? Dove? No, c'è una trentina di lock. Ma forse pure di più, guarda in fondo, ce ne sono due sezioni. Sia in mezzo che in fondo. Oh, qua bisogna... Aspetta, questa sta roba... Allora, aspetta, prima cosa, prima che me lo scordo, metto i soldi a posto, pure tu chi ce l'ha. Ah, sezione di faggio... Che te li devi prendere prima, così li accorpa tutti. Lo so, sì. Faggio 7699. Ma che sono come tanti miei? Aspetta. Qua a vestiti meglio. Però prima prendi il gruppo di cash, capito? Poi ristacchi, capito, bro? La crafta craftone? Se la crafta craftone? Ci stanno un bel po', Ma le torti già le usate? Tutti sti sensori di parcheggio che occupano tutti sti porco dio di spazio. Ah, va, fuori. Ah, certo, c'è pure una lock protection. Comunque, abbiamo riportato qua io spazio. Raga, stoccaggio fuori è pieno. Sì, l'avevo lasciata lì, mi sai. Pa, tu non ti rendi conto di quanto. È piena di roba mia, scusate. Ve l'ho già detto 10 volte, mi sono rotto le palle. Ci sta roba mia, stoccaggio qua fuori, perché ci ho appoggiato la roba e non sapevo dove metterla perché era pieno. Ma chi mi sta di niente? Io sto di che stoccaggio è pieno di cose. Di che cazzo dici? Noi stiamo a parlare del Graveler. Scusami, io ho la paranoia e mi hai detto che là c'è tutta la roba che sta bene, ma purtroppo... C'è la paranoia, ma che non è inutile, perché non deve paranoia, Pucci. Sta tranquillo. Allora, le box of nails sono da mettere a posto ancora. Oh, ma ce ne stanno due dentro qua, guarda. Te lo ricordi dentro alle carriole? Il deliro che ci sta. I sacchi di cemento li sto a lasciare qua fuori. No, non li devi lasciare qua. Ti rivede un cazzo. Aspetta, raga, accendo il fuoco con le putte. Ma scusami, no, bro. Metti i sacchi per terra. Mi mette fuori. Devi aspettare un attimo. Sì, perché fuori non c'entrano tutti dentro quella cassa. Sì, perché c'è la carriola. Sono due carriole, bro. Metti la carriola. La carriola fa paura, oh. Aspetta. Fatta apposta. Tipo lì c'è due carriole piene di roba, pure. Kg di carico, record. Ma se vede quanto ne è, raga, quanto ne abbiamo portato. Sono fiero di noi. Iron nails, le metto tutte quante dentro la cassa di crafting. Ma ce ne abbiamo pure tante di nails. Allora, ce ne abbiamo. Le prese che stavano alla cassa qua? Sì, prese, vada. Okay. Iron nails. Che luce fu dentro, ragazzi, perché serve la luce. A tutti serve la luce, faggio.
io ho un carne vero in mano. Abbiamo 100 nails e 100 bolts più tutti quelli separati in giro. Ah no, scusa, ce ne sta 200, 200, perché ce ne stanno 20 in ogni scala. Così lo sistemo appena per farla qualcosa, Mimmo. E sì, ci faccio fammi fare. Ma non è che c'hai qualche colpo punto 45, Faggio? No, eh? Io voglio. Sì, sì. Culo, se ti amo. Pure 30, 20. Due caricatori mi servono. Così lascio un po' la Viper e mi porto un po' la... Allora, ti servono i 45, mi hai detto. ACP, sì, grazie. 8. Mm-hmm. Grazie. È il massimo che posso fare. No, lo so, mi aspettavo due caricatori, ma uno va bene. Allora... Gli altri so... C'ho... No, c'ho solo quelli. Vai tra, vai tra. Fali bro, il D2 quanti te ne pare? Allora fammi provare il piro, 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 piro. Roba. Ammo e weapon. Ora vai per un secondo, la lascio. Anche se è veramente la mia signature weapon, questa proprio mi piace da morire. Cioè, è troppo bella. Culo. Mi hai reso un bambino felice. Mi sono levato quella cappa dalle mani con gioia. Non so se... Più Glock, raga, o M1911. Sparano tutti e due i cartridge. Forse la Glock. M1911 è più facile da trovare, riparare. Però già la uso io. Ma ce l'ho la Glock a sfregio riparata, cioè non è un problema. Ma tanto sempre 45 spara, cioè sempre quello, eh. Puddico. Bravo, stai a scegliere la pistola giusta, allora. Non spara mai. La 9 mm non ci sta riparata, cioè non ci sta manco per ripararla. E poi la 9 mm mi sa che la usa Paolino. Quindi è un circolo vizioso. E uno e non tre. Vediamo un po', allora se ci sta. Ah, la uso anch'io. Vedi? Ma raga, alla fine non è che... È uguale, sì, sì. Usiamo la vabbè, ma uno avverte, non è perché non è che sto... Sì, no, certo, però sono così in tanti, è normale che saranno sempre due o tre persone che sono la stessa. Sono la stessa, lo so. E ho già sentito sta canzone. $70 me l'ho messo nella cassa, l'avrò trovato giù pomeriggio, devo portare giù. Mi ero messo nella cassa, quale cassa? Che c'è una cassa tua? La butto. Sì, qua sopra. La butto. Ho fatto una cassetta molto umile, aperta al tutto il pubblico, tanto c'è merda dentro. Però non c'era metallo, zero. Mi concede. Ecco. Beh, metallo no, si va a fare però. No, hai già preso questo. Preso. Direi che il metallo si farma, dai. Di nascosto scialamante, vedi. Povero metallo. Allora. Mi serve giusto un caricatore di Glock 21, ma ci starà sicuro sotto. Mi pare che non ci sta un caricatore. Lei di nascosto c'ha la mande. Oh yeah. Ho litigato con mia moglie. Perché la Viper ci voglio mettere il mirino e il rail costa $2200. Perché non si può fare. Voto faro, bravo. Sta canzone. Se puoi chiassare sta canzone. Ah, sono pigliato da M9.
sbagliato, bacici sbagliato. Vado a mettere questa roba. Questa la devo mettere per forza stoccaggio, amici. Ma questa non la posso sistemare. Questo so dove metterlo, questo pure, questi no. Parapapara. La blocca ci sta caricata e forse un po' più tranquilla di quello che hanno. Questa la facciamo riposare un po'. Ok, ho messo a posto il tuo, devo mettere a posto. E bravo ragazzo, ha messo a posto. No? Sì. Stai facendo quando non ti sento perché stai, stai tramando qualcosa. Non mi danno valore. Che era quello, ragazzi? Io che tiravo una bottiglia di birra vuota. Serve il filo spinato e le sandbag e le lattine. Oh, le sandbag me le devo mettere a crafta io, poi se mi dici come si fa te le faccio a sfregio. Drunkness condizione 1, serio. Oh, in crafting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Scusa un po'. Ce ne servono 15, poi fa un lock d'oro. Beh, guarda, faccio vedere una cosa, Paolino. Le metal scrap dove stavano, Paoli? Non ci stavano. Non ci stanno? No. Ce l'hai il toolbox? Ce l'hai una toolbox per craftare? Al volo? Manca una lattina, aspetta. Ce l'ho io la lattina? Vai, riempi e porta. Io che ti faccio fa questo, ti faccio fa. Ma non me la fa usare questa deve qua? Deve essere piena, deve essere piena. Ah, piena di che? E l'acqua, serve del liquido per fare il cemento. Ah, ok, ok. Ascolti, papà. Ce l'hai un po' di coso di toolbox addosso, così ti do il mio zaino e crafti al volo. Fai equip e crafti. È per terra, guarda, ce l'hai qua per terra. Non posso farlo io, quello sto dicendo. Lo stesso, anche piena, Ah, ok, ma sì. Culo. Fai equip su sto camouflage backpack, Olino. Ma non lo vedo il camouflage backpack. Eccolo, eccolo. Fai equip e crafta. Non l'hai visti sti 15? Sì, sì. Dove la metto la lock? Allora, 3. Si vedi, li posso fillare, Paoli. Ma le lock tu li hai ritolti dopo averli messi dentro, no, Paoli? Non c'entra niente, no. Sono già al massimo una volta che li metto. Ah, ok. Chi è sta a cagare, Wilson? Vai, mettili... Qua? Mi serve quella rossa di bello. Quindi mo abbiamo 3 6 9. Beh, poi incomincia a essere cazzuta la situazione porta. Ah, stai a fare pure questo. Non ce l'abbiamo questo. No. Robot sì. Mi ripia.
Dobbiamo andare a prendere un po' di bricchi, raga. No, mi ha figlio al volo. Però prima bisogna, raga, aspettate, raga, prima bisogna svuotare le carriole, sennò è inutile. Un cane che si morde la coda. Ma guarda quanto l'ho svuotata la carriola, non vuota. Hai usato tutto? Ho messo tutto nella cassa. Ah, ok. Una carriola è vuota. Fammi vedere che avete combinato qua a livello di muro. Che avete fatto? Ah! Avete fatto pure la porta adesso? No, la porta non ha fatto. Cioè il cornicione. Vabbè, la porta non si può fare, immagino, no? Signori. Bella. Oh, eccomi in petto. Che dite? Che sta a fa? Si fanno grossi progressi, Mimmo. I muri di cemento, Mimmo. I muri di cemento stiamo a fa. Sì, abbiamo capito come ottimizzare, perché possiamo comprare una delle cose che servono per solo $50 delle sacche alla safe. E l'altra, quella che costa 500, ci spuna sotto casa, zio Mimmo. Ed è fantastico. Il che si rende il tutto molto comodo. Pa, io non so dove ti ho... Io sto a cercare quel base protection che oggi ho appoggiato, ma non lo faceva mettere. Dove oggi cazzo te l'ho messo? Oggi ci sto stato poco e domani ci sta pure la periletta. Come fa? Ci viene di fare la periletta, eh? No, io sto male, Andrea. Ma tu stai bene, c'è un po' di raga, la... Meglio. No, vabbè, spacco. Questo è un pochino meglio. E qua che mancano 8 metal scrap solo. Manca il metal, regata. E dai, andiamola a farmare su. Lo vado a prendere subito, basta ricercarti un Enforced Base Protection, quello là che oggi... Io e Faggio abbiamo riportato. L'ho già visto, dov'è? Un medium lock protection. E non ti serve? Un crafting nella seconda riga. No, non mi serve in questo momento. L'avevo lasciato io lì al faro. Ma non è meglio metterlo su una porta per adesso, o no? Anche perché quello non si luta, quello si crafta. Non è meglio metterlo sulla porta. Non abbiamo altre porte aggiuntive dove metterlo. È questa qua, questa in ingresso, bro. Questa, cioè questa dell'armeria. Ah, intendo. Me la fa mettere solo. All'armeria, sì, metti l'allarmeria. Vai. Quello però diventa un inferno per chi deve raidace. Un inferno sulla terra. Sì, però io ne farei altre più avanti. Farò un'altra porta. Bella mina. Ma il mio zaino. Sta dentro al coso da pesca. Sta dentro a uno co, c'è una. Ma esatto, dentro una buona cassa, sai, l'ho visto, Andrea. Grazie. Sì, ma dobbiamo cacciare pure. Mi scappo a gà, però, eh. Se per la strada troviamo le cose, dobbiamo, come si dice, le caprette. Andiamo a prendere un po' di metal scrap. Comunque bisogna fare una torre qua. Ah no, l'avevo messo dentro sta cassa, eh. L'avevi messo dentro la cassa all'altro. Di ferro, sì. Qua, questa qua, sì. Perfetto, con la canna da pesca. Exactly. Faccio quando vuoi andiamo a lutare, cioè andiamo, facciamo un viaggio tutti e quattro, ragazzi, prendiamo. Andiamo subito, però mi metto la giacca perché sto PC sente freddo. Feeling cold, diciamo, che città, ragazzi, riempiamo lo zaino di metal scrap. 10 minuti. I cosi, Matteo, vabbè, facciamo andare. I mattoncini dove si pigliano, raga? I mattoncini prendiamo sempre le patate. Sempre la città? Sì. Pure a me mi serve un poco di... proprio 20% di weapon repair kit per mettere a posto lo SDAS e poi sono un uomo proprio... finito. Sono un uomo in game, non c'è nient'altro a me. Ti ho sparato via la merda. Ti ho sparato via la merda che ti stava uscendo dal culo. Bravo. Cioè questa cosa è incredibile. Io quello che ho appena visto non ha clip. Stava cagando, ha finito di cagare, gli ho dato un calcio nel culo e gli ho sparato via la merda. Sì, ma perché l'hai fatto è la vera domanda. Beh, pensavo fossi Pagio, sincero, perché se sapevo che eri te non... Sarei stato proprio lontano, guarda. Perché ci ho pensato? Perché solo che sei un coglione, ti sei messo a nome Pace, quindi ne paghi le conseguenze. Ma se tu sapessi leggere,
Io non so leggere. C'è scritto quindi... macio merda. E quindi... E quindi torniamo sempre allo stesso punto. Non so leggere. Cioè, sì. Sarà un cazzo mio. Chi è che sta a cagare qua? Lo vedi? Ecco pure Wilson che caga. Dagli un calcio nel culo anche a Wilson. Dai, Wilson, caghi dentro alla porcogia di base. Cazzo fai? Caghi nei cosi... Cioè, dai, veramente. Vabbè, dai, che... Aspetta, c'ho una canna messa qua da un'ora. Da un'ora ce l'ho messa qua, sta canna pronta e se chiusa. Sto gioco mi succhia la vita. Mi fa scordare pure di drogarmi. Mi fa scordare. Nonostante tutto. Non voglio pistare di botte in la sala qua. No, no, c'ho poca vita, c'ho poca vita. Ho capito. Ma però sarebbe bello che là in città trova due cristiani che lutano, perché porco zio gli scarico addosso tutto. Tutto. Parte fight, tachicardia, fagiolo, mi comincia a dire. Paci mi stai a sbagliare i call out. Io dico che cosa sono i call out, gli rispondo. No, serio, stai già fatta tutta la storia. Tutta la storia, alla fine però li ammazzo e fagiolo mi sbrocca due volte, mi sbrocca perché non gli ho fatto bene i call. Sì. Ma tu almeno ce l'hai la bussola, Faggio? Ce l'hai la bussola coi gradi, così posso dire coi gradi. Esatto, perfetto. Almeno li posso fare con l'out coi gradi. Dimmi come tipo. Cioè, come mia madre, io giro a 90, capito? E sparo. Esatto, esatto. Ah, lo sai? Oh, è finito di cagare lì. Oh. Però raga, cioè. Io sto pisciando real, poi sono oltranza. Dai, grazie, andiamo a fare sto viaggio, ragazzi, forza. Quello quanto abbiamo levato oggi. Domanda, domanda. Se servono i mattoni, io posso venire pure così e mi carico lo zaino di mattoni. Se servono le bag, dobbiamo portare le carriole. La porto o no? Servono sia le bag che i mattoni che il metal scale. Allora portiamo le carriole, per forza. Tutto giù. Una carriola la riempio di cemento. Ho visto che ne mancano una ventina. Non so se le stava a farmare, Paolino, o che. Che cosa? Le bag, sandbag? Sandbag, quelli è una cazzata farli, basta una sandbag sola, si riempie e si... Però poi te la ridanno. Oh, e poi una volta finito il livello 1 di mura, capra, facciamo semplicemente altri livelli normali, proprio di base. Facciamo livelli di merda, tutto intorno a quello. Così se scassini tutto, poi là devi piazza 3C4 e fa esplodere. Anche perché un bag che tenevo io dov'è? L'avete presa voi? Piccoli rifiuti della società? Ci sta più? Cazzo, stava qua sta sempre. Qua dove? Che ci abbiamo fillato, mo questo? E dove sta la per la sandbag? Ah, sandbag. Ma dove sta? Sandbag, wait. E allora? Tutto bene. Saluta Andoni. E allora? Andiamo all'Ipercop a fumarci le canne. Saluta Andoni. Comunque un cabin grosso ci possono essere abitati 10 persone come spazio. Dico qualcosa? No, hai sparato? Sì. Dimmi che era una capra. Bravo! Bravo Faggio! C'avevo quella voglia di capretto alla cottura. Qua in riva stava a cercare di nuotare. Mi serve un repair kit. Ve lo pagherò. Quanto costa il repair kit in safe? Domanda. Mi sa che qualche cappino costa. Serio, eh? Sì. Se non sbaglio ho visto tipo 5k. Ma che va? Ma non dire cagate. La gente stava scrivendo oggi sul post sotto il commento. Oh, ma le carriole, sì. Raga, le carriole, Paolo, vediamo la carriola che te. Balza la gara, uccisa, cioè è morta. No, io raga. Non mi dà nemmeno più le impronte. Raga. Sono mezzanotte proprio.
E anche oggi il mio lavoro è finito. Ma Paolino, non hai fatto un cazzo. Di questa faccio la ride. Sì, io ricordo. Io non ho parole. Per favore, mi apri? Ma guarda che non c'è niente dentro. No, ci sono due bag di cemento. L'altra è vuota, questa è vuota. Non ci sta più, non c'è più spazio nelle case. Fermati. Cosa questa? Piglia questa. Vabbè, bravi tutti, sto giocando a merda. Mi è sparato in testa e il sangue è arrivato fino sopra alla luna. Porco Dio, la capra che strilla come una pazza, si accascia a terra e scompare. Come una cagna, strillato? No, raga, dai, scusate queste... Oh, il mio canale Twitch è per adulti, compa, non rompere i coglioni. Ah, la sa, cacca, cacca. Cioè, i miei follower, non siamo cagna, loro si fomentano, ti danno i beat, hai capito? Perché che uno che si guarda sta live, che il 90% è fagiolo che mi insulta, è masochista sicuro. Però oggi manco troppo, devo dire, oggi non mi ha insultato. Oggi sto tutto troppo liscio per insultarmi. Io ti insulto quando fai cazzate. Semplice, se tu fai cazzate nel 90% della giornata, ti insulto per il 90%. Sii realista, faccio. Hai capito, faccio. La prossima volta stai zitto, non fare questo tipo di considerazioni. Io oggi ti sei comportato bene, ti sei meritato di non essere insultato. Senza di me lo sai dove stava Faggio? Su Caldera. Sì, non ci stava, che diverso. Stavo su Caldera, bro. Di questo te ne vuoi fare un merito? Soldato, scegli un punto di lancio. Così è. Tanto ci torna su Caldera, non ti credrà. Sì, sì. Ma su Caldera non ci sto più per il semplice fatto che far quanto schifo, forse più di questo come gioco. Affermazioni potenti. Bella Ragna, vieni con me, dai, sali sulla carriola, bro. Andiamo a lootare. Portare metallo. Ah, sei pieno? Culo. Vuoto e riparto, non è ancora tanto. Sono andato al molo io, a Luther. A Lutero? Non l'ho detto io, l'ho detto Paolo, va là, scrivetelo. Caso che ce ne dimentichiamo. E mo me l'ho sbagliato a scegliere il server e questo era quello monthly wipe. Si sente tutu. E wipe al server? No, ce n'è il 6, siccome è uno dei principali server Europa, c'ha pure monthly wipe. C'ha EU hashtag 6 monthly wipe, oltre che questo. Ah, con i tuoi follower sanno tutti. Ah, aspetta. Ah, cazzo. 1.5k persone, raga, sanno che... No, sanno... Mo ci stream sniperano sicuro. Da domani non viviamo più. Sapevo che sarebbe andato a finire così, giocare. Non mi sta guarda manco mamma, guarda. Sta guarda il paradiso delle signore. Sì, tua mamma a quest'ora sa che si sta guardando. Mamma sta guardando il paradiso dei cazzi. No, no, no. Grazie, no. No, così non ci sto. Così non ci sto, signori. Mi piace. L'educazione è importante. Io le vostre madri non mi permetterei mai di offendere. Mai. 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 Mai più. Di prendere la barca, mai più. Dai, un'ora per scendere in città, Dio buono, con sta carriola di merda. Ho confermato che Andrea città, entro dentro una casa, looto un Bolt, esco, me ne vado dalla città. Faggio, Andrea ormai confermato come Pacini, arriva per dire. Non arriva. Comunque raga, non potete fare pesanti occhi, cioè non può, c'è una vita sociale fuori, cioè. Quando uno dice che arriva, dovete starci, cioè arriva. Punto. No, Pacini, non c'entra niente con la vita sociale. Siamo fieri della tua vita sociale fuori. Ma a parte non ce l'ha una vita sociale fuori, Pacini. No, no. No, devo andare a lavorare la mattina, purtroppo, e poi me lo fate pesare. Solo quello, ma da un mese a questa parte. Due magari. Dall'8 dicembre, quanto tempo è passato? 3 mesi. 4 mesi. Io, Poi lì c'è lo straccio che asciughiamo il sudore a pace. No, no, il sudore no, anzi.
Però oggi ci hai fatto caso pure tu che mi hanno rotto il culo al lavoro. Che oggi non si è potuto. Oggi hai fatto qualcosa di diverso. No, quello non è ho fatto qualcosa. Oggi mi hanno rotto il culo, fidati. Mi ha fatto mille cose. Serio? Sì, tra cui capire come funziona un programma che secondo me ti devo chiedere perché tu queste cose le sai. Ho dovuto usare un software. Sono tutte vuote, ma ci sei venuto tu qua, Ragnar? Sì, ci sei venuto Ragnar. Ho dovuto usare un software che si chiama Sending in Blue, che serve a mandare il newsletter. Lo conosci? Però è una cosa secondo me potresti sapere per quello che fai tu, cose, bazzi. Questo qua è un software che tu imposti una newsletter e la manda chiaramente a un miliardo di persone. Però è piuttosto, cioè devi impostare tipo Illustrator, cioè presente Adobe Illustrator. Così imposti. Quindi tutti ti stanno facendo mandare newsletter senza che tu abbia una minima conoscenza di come funziona. No, ovviamente io c'ho la grafica e fa la newsletter eccetera, però questa no, cosa no, qua non ho. No, newsletter, quanto no, riguarda no, non so un cazzo. I calcoli di rate, di bounce rate. Non so un cazzo, bro, non è stato, siccome non è mai stato fatto niente. Poi se vuoi un giorno niente. Ci mettiamo, ti spiego un quarto. Certo, ma anche un'ora, non un quarto d'ora. Per quello te l'ho chiesto queste cose, le sai, io non so niente. Non l'ho proprio studiato. Il programma di persone non lo conosco. Raga, io sto a trovare tutto dentro queste macchine tranne che i Metascrap. Io ho trovato due elettrici Antuzzi, audio. Una French. Chi è in base che corre? Sa audio che io sto vicino a te, bacio. Ma non è che l'hai fatto tutto sto passo, però io c'ho le 7 sì, eri tu. Sì. No, non ero io, no, stavo lontano, sono venuto di corsa ma da te. Mi hai detto così, se no stavo sotto al porto. Ho un passo, l'ho sentito, frate. Un passo. Ma potrebbe essere il fuoco. Passo il falso. Fuoco, mo c'è il rumore dei passi. Ah, ok, allora a posto. Audio. Quello io non lo chiedo mai, una volta. Io non avete idea di quanti bricks c'ho. Ha scritto Pisanelli. E ti ringrazio ma non ci gioca più. No, al contrario invece mi pare molto scritto. Però sei tu che ti stai muovendo sotto di me? No, mi sto allungando io. Mi sto riposando. Ragazzi, io cane. Io sto lontano da te, come faccio a essere io, porco Dio, Infatti te, mi sta più un po' di ansia, sto salì sopra al coso e devo capirci bene. È Ragnar forse. Forse cioè, è Ragnar, ma... Sei qua adesso, però. Cioè, tu devi capire, lui è un po' così... Un po' speciale. Ah no, ma è sto rumore di sottofondo di che? È Paolo che mangia, raga. È tipo Paolo che mangia. Non so se lo sta a fa apposta o se... Vabbè, Paolo è così mangiare, pazzo. Se lo faccio apposta. Ah no, perché no, pensavo... Siccome tu sei un esperto simulatore mangiare, di SM... No, no. Ma tu lo fai apposta allora, Paolo, che mangi e raga, no, non avete capito. Paolo è un esperto di ASMR, quindi se vuole si mette a riprodurre pure il suono dei passi. Questo merdaiolo. La oh, l'avete trovato i sacchetti di cemento voi? Sono importanti, prima delle cure rapide, invece di le stronzate. Io fino a mo' solo mattoni. Manco quelli, non so dove pigliarli i mattoni. Ma come, stanno qua pieno bro, gli edifici. Stanno proprio dei sacchi rossi. Quelli devi usare infatti, Faggio, quei sacchi rossi. Era vuoto. Tutto vuoto bro? Era tutto vuoto. Boh, è notizia di merda. Era vuoto anche questo, era tutto vuoto. Ma così è un po' una merda. Era un po' vuoto. Così ti dico era non un po' c'ero. Tutto vuoto. Io con te sarò sincero. Non ci credo. Al tuo clero.
Disonesto mai, lo giuro. Se tradisci, non ti porto al rustico. Ho una cement bag, signore. Bravo, signori. Bravo, Faggio. Da quanto? Da 20 su 25. Pure, quella vale soldi pure. Cioè, yes, bro. Non quello per la straccione di tuo mare, no. Ma quindi solo io sto a pigliare la roba, di... io non ho capito, solo io sto a pigliare il cemento. Io sto a pigliare i metal scrap e il cemento. Passi? E quello... Facevo, era facevo mi sa. No, io non mi sono mosso. Sono io forse. Stavo fermo a lootare io. No raga, no. La pace, dai, giusta di le cuffie su, veramente, dai, per aver rotto il cazzo. Cioè uno non può far cucire. Zitto, zitto. Cioè, non so, io sto venendo da te. Lo so. Ma c'è tanto sulla situazione. Serio? Così. Siamo sull'isola, stiamo a fare muretti di... Con un filo di voce. Ho trovato un'altra bag di cemento, GG. Cioè tu devi dare aggiornamento però quando allerti la situazione, non però, è che puoi condividerlo, dai, dai, me lo so immaginato, devo dire, però non lo sai, non lo faccio spesso, sentiti un po' di rumori. Io ogni volta comincio a correre su di te, però. Fai bene, perché non è al lupo, l'ho detto due volte in tre giorni. Tre sacchi di cemento, 18, 23, 14. Ma dove? Fermati, fermati là. Qua, fermo. Sto io. Here comes the money. Money. Vai, metti nella carriola, bro. Ding, ding. Dalla ti sto a fianco con la carriola, bro. Via, quattro sacchi di cemento per lei, dottor. Ma avanti, hai avanti controllato perché te ne vorrebbero spawn altri, se siamo fortunati. Aspetta, sì, sì, sono il primo. Questi saranno $10,000 solo di cemento, saranno. Eccone un'altra, zio. A posto, vediamo un po' più avanti qua, vediamo un po' di mattoncini. Eccoli qua, 1, 2, 3, 4 mattoni. Vai, butta tutto dentro. Aspetta, aspetta, fammi venire altri 3 mattoni. Vai, vai, scaricati in una carriola. Altri 3 mattoni. Oh, qua dentro Faggio, aspetta, vado da solo. Ci dovrebbero stare delle bag nascoste dentro questo edificio. Sì. Sì, c'è la pizza un pusher che conosco. Bravo Paci, nessuno lo dice in sottofondo. No, scherzi a parte, devo capire dove sta. Eccola, c'è una pila di... Oh, fishing hook pack. Dentro al coso dei mattoni, Faggio. Nice. Culo, mattoni a sfregio, bro. A sfregio. Lutali e poi va la schiaffa dentro la... Box of ice.